Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena e al centro della scena troviamo Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. La situazione tra i tre ex partecipanti di Temptation Island è diventata sempre più intricata, con Federica che sembra oscillare tra i due ragazzi, creando confusione tra i telespettatori. La conduttrice Alfonso Signorini ha deciso di sondare l'opinione del pubblico, chiedendo se vogliono che Federica resti da sola in casa. Un chiaro segnale della tensione che si respira all'interno del reality. La situazione di Federica è diventata un vero e proprio rompicapo. Inizialmente sembrava che la Geffina avesse trovato un equilibrio con Alfonso, ma l'arrivo di Stefano ha stravolto le carte in tavola. Dopo un riavvicinamento con Alfonso, Federica ha nuovamente cercato conforto tra le braccia di Stefano, creando un circolo vizioso di emozioni e scelte. Le opinioni delle opinioniste, come Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, aggiungono ulteriore pepe alla situazione, con Luzzi che critica Alfonso per il suo tentativo di controllare Federica. Il pubblico del Grande Fratello si è diviso in due fazioni. Da una parte, chi sostiene Federica, convinto che Alfonso stia cercando di manipolarla. Dall'altra, chi ritiene che la Geffina debba essere più chiara nelle sue intenzioni. Durante l'ultima puntata, Federica ha dichiarato di voler prendersi del tempo per capire cosa desidera realmente, affermando «Oggi scelgo di stare con me stessa». Questa affermazione segna un punto di svolta nel suo percorso all'interno della casa, ma lascia aperta la questione su come